E carissimi amici, dalla Scala di Lamezia Terme siamo pronti per una nuova puntata di Vincent a spasso col sorriso. Ma dov'è Vincent? Vincent. Vincent. Ah, ma tu inizi senza di me, scusa. Ma scusa, tu sparisci sempre, ma che stai cantando? Stavo cantando una canzone attinente al nuovo argomento. E quale sarà l'argomento di oggi? Andremo a chiedere ai nostri amici alla Lamezia se conoscono i nuovi termini durante andremo a chiedere agli amici di Lamezia se conoscono i nuovi termini che si sono appresi durante la pandemia, tipo dad. Che cos'è sta dad? Io lo so. Io sono rimasto veramente scioccato la prima volta. E i figli dovranno lavorare in dad? Che dad. Cacchio è stata didattica a distanza? Oppure? Oppure io, lavorativamente, no? Ma? I miei capi, adesso bisognerà lavorare in smart working. Smart working. Ma che minchia è sta parola? Smart working. Sembra una macchinina, smart. Sì, smart, piccolo lavoro. Smart. Cioè, io onestamente non riuscivo a capire cosa fosse lo smart working. Oggi abbiamo capito il lavoro. Ma scusa, non potevano dire lavora a casa, studia a casa? Sai quando utilizzi quei termini anglosassoni, quei termini tutti particolari, gli dai un'enfasi maggiore. Capito? Sì. Sì, perché magari trovi vagabondi che si nascondono dietro questo da didattica a distanza oppure dietro lo smart working. Sì, troppo valore alla forma e poco alla sostanza. Oh, no. Noi vogliamo concretezza. No, vogliamo concretezza, esatto. A posto siamo, L'uomo mascherato. Buongiorno. Uomo mascherato, ho messo la mascherina. Metto la mascherina perché siamo in periodo di Covid e quindi giustamente bisogna indossare la mascherina. Dobbiamo dare il buon esempio. Voi ci credete al Covid? No, io no. Io non so se Enzo ha potuto inquadrarlo qualche istante prima. Lui era tranquillamente passeggiante sul corso fregandosene di quelle che sono le maschere. È vero. Enzo, fai vedere la mia signorina per favore da quella parte. Come vedete, quella è mia figlia. Signorina Antoniuzza, chi piacere che hai avuto? Stavo passeggiando con lei. Madonna. Sì, ma diciamo che si nasconde dietro questa maschera. Vediamo quanti termini durante questa pandemia ha imparato quest'anno. Allora, quanti termini ho imparato? Allora, possiamo dire che ho imparato due termini li ho imparati. Allora, voglio dire, uno è a spasso, l'altro col tempo. Questa non ce la dovevi fare. No, allora. No, vabbè, cos'è la DAD? Dai. Vabbè, parliamo di didattica a distanza, è un conto. E poi per quanto riguarda invece i termini che ho imparato sono pandemia. Mamma mia. Quarantena. Vaccino. Poi cosa vuol dire? Impastamento. Là ci sto arrivando. E poi lievito, farina, mozzarella, un zucchero per le torte. State a casa, rimanete a casa. Tutti quanti che dite state a casa, Enzo, fai una panoramica. Facciamo vedere la gente come sta rimanendo a casa in questo periodo. C'è pieno di gente, Vincenzo, come mai? Allora, scusa, rimanete a casa tranne quando c'è il programma Vincent, quando ci sono loro due uscite fuori, perché effettivamente poi vi fanno la festa, è vero? Anche quando ci sei tu, ma diciamo che si nasconde dietro questa maschera, Vincent, il grande Raffaele Bella Chioma di Noi Siamo i Giovani. Non lo vedi, ma lui è Zorro. Vincent, dedichiamogli una canzone. Noi siamo i giovani, i giovani. Questi sono il futuro della televisione, dovete sapere che sono il futuro. Hanno mandato Amadeus a Sanremo, ma voi dovevate mandare loro due. Che c'entra Amadeus? Diglielo, Vincenzo, sei il futuro della TV. Lui pensa che io sto scherzando, invece dico la verità, sto dicendo la verità perché effettivamente diciamo che in materia televisiva c'è poca roba in giro, no? Chi c'è e chi non c'è. Cioè chi non c'è. Ci fossimo.
ci fossimo. Perché dico che lui, perché ma chi c'è chi non c'è non c'è, sto dicendo che lui effettivamente è diciamo il progresso della TV. Vedete, ecco, queste cose non li fa nessuno, li fa solo lui. In che senso? Ha il coraggio di saperlo fare, di volerlo e di saperlo fare. Denise, vero? Poi ditemi voi chi è che va in giro con una ragazza. Io no, per esempio, lui sì. Chi ce l'ha, Annalisa? Chi ce l'ha? Ma chi ne ho fisso? Grazie. Cosa hai detto, Vincent? Chi ne ho fisso? Ah, guarda no, che cambio, vado con Raffaele. Chi ce l'ha una ragazza del genere, ragazzi? In giro. Senti, da regalo, pigliatila. Lui fa l'ortolano in questo momento, però effettivamente, secondo me, io l'ho chiamato una volta in privato per cose private, era molto triste che tu eri assente in trasmissione, perché poi alla fine ci tiene tanto, perché poi io ricordo che una volta ero in coppia con un uomo, sbaglio? Sì, ma non mi parlare di che io amo le donne, a me qui i rapporti maschio-maschio non mi sono mai piaciuti. Dico. Allora la terminologia di oggi sarebbe, insomma, state andando in giro a chiedere cosa? Quanti termini avete imparato in questa pandemia? Anche il coprifuoco. Ah sì, bravo, c'è anche il coprifuoco. Abbiamo capito che esistono i semafori? Lockdown, che poi in realtà... cioè, lockdown, che poi Annalisa, ben tu sai, lockdown, in realtà nella traduzione sarebbe... che sarebbe, non lo so... Lucchetto corto? Ha fatto la battuta! Incredibile, davvero! Vabbè, ma andiamo adesso noi, andiamo effettivamente a conoscere altre situazioni in questo spasso con il sorriso insieme ad Annalisa e a Vincenzo. Ma cosa ne pensate di questo festival di Sanremo senza pubblico? Una tristezza. Ma guarda, se gli italiani facessero a meno anche di Sanremo, saremmo sicuramente più felici. Molto meglio, molto meglio. Allora io questa mattina non sono... Perché gli hanno dato 500.000 euro? È vero, però non entriamo in polemica, ma io stamattina non ero uscito, insomma, con la TV perché sono privo di corde vocali. Pensavo di cameraman. No, tipo... anche se no... magari perché non lo so perché, ma che mi è successo? Lui lo sa, effettivamente non vuole passare, come devo fare? Le medicine. Sto prendendo di tutto, ma ancora dicono che passa con il tempo. Però per tornare nuovamente a quello che è l'argomento di questa mattina, quanti termini avete conosciuto, ragazzi? Quante ne avete letti? Quante ne avete dette? Quante effettivamente ne avete usato? Epidemiologia. Ma virologia. No. Virologi. Epimediologi. Ma c'è tua figlia che ci sta guardando in modo strano. Andiamo. Lei in questo momento starà dicendo. Forse con te. Un termine che hai imparato in questo periodo. Da lockdown, forse con te un po', forse, ma no, non è come il papà, perché le ragazze di oggi sono così, certo. No, non solo le ragazze, ragazzi non amano essere, voi avete mai visto, davvero Vince, voi mai avete visto una ragazza, una ventenne, 25 su Facebook, in minigonna, mai, su YouTube, mai. Hai visto su Instagram qualche ragazza che si posta? No, con quelle ora sì, però. No, se tu guardi bene non sono le ragazze. No, sono ultra. Le ultra trentenne, 35-40, si mettono scosciate. Le ragazze no, le ragazzine no, lo fanno queste ragazze adulte nel senso che insomma hanno oltrepassato la soglia dei 30. Non tutte si possono mettere col culo di fuori. Non tutti possono mettersi con il fondoschiena di fuori, perché? Perché non tutti posseggono un fondoschiena, insomma noi ce l'abbiamo. Diciamo. Annalisa, fai vedere il tuo, che lei ce l'avesse. Il mio è nascosto. Ce l'avesse. Vedi che cos'è, Raffaele? Pazzino. Perché guardando quello delle donne si guarda in modo diverso, capito? Allora possiamo evitare. Magari, eccetera. Come una puntata la potresti fare anche tu, ma preferisci guardare il sedere dell'uomo o della donna? Questo perché le donne problema. Preferiscono quelli degli uomini, gli uomini preferiscono quelli delle donne. Poi, ma chissà cosa ci trovano di bello, non lo so, le io, donne nel sedere dell'uomo. Io è una cosa che ho sempre pensato, effettivamente, perché quando non solo, è viceversa, anche noi, perché quello è un oggetto, chiamiamo del desiderio, no, nel fondo schiena, usiamo questo termine dicendo che è un termine oggetto che serve per evacuare evidentemente dal nostro organismo tutti i giorni, invece no, viene visto in modo diverso.
al mare, sotto i jeans, eccetera, eccetera. Perché sta cosa? Lo jeans è una maglietta. Rispondi, Vincent, perché? Perché? Rispondi. Perché il proibito, quello che è nascosto, sì, attrae sicuramente attrae sempre di molto più. Di più, certo, perché se te vedi effettivamente un qualcosa che... che dire, magari una valigia piena di soldi non ci fai caso. Ma io ci faccio caso, ma pensa. Oh, comunque, a quelli di Sanremo, a tutta la RAI, prima di chiudere, un pensiero. Ve lo lanciamo io e Raffaele Bella la Chioma. È vero. Noi con 150.000 euro vi ne facciamo 10 serate. No, una, 10, ragazzi, non solo con 150.000 euro, però ovviamente ci dobbiamo portare il nostro cameraman e la nostra velina. Valletta. Addirittura, grazie. Sei una velina, quella valletta. Se non ve le cipugia. La nostra valletta che è velina, che è la nostra Annalisa, guardate in tutto il suo splendore, la sua bellezza mediterranea, capelli neri. E ne portiamo un camper, ne portiamo un camper, 150.000 euro compresi. Quindi ve lo facciamo noi un Sanremo. Cosa serve un Sanremo senza pubblico? Un Ariston vuoto, qualcosa. È assurda questa cosa, è come vedere, che dico, noi siamo giovani senza giovani, è la stessa cosa, a spazio con sorriso senza sorrisi, perché molti dicono, oh, ridete sempre in televisione, come si chiama la trasmissione? A spasso col sorriso, quindi si fa a spasso sorridendo. Noi siamo, ma se giovani, continuiamo a rompere con gli ma a spasso con Bella Chioma. Ciao! Deve essere. Dove andate? Ce ne andiamo. Scusate la chiacchiera. Grazie. Siete in gamba tutte e due, siete fortissimi, siete il futuro della nostra TV. Né coglioni. Grazie, Raffo. Buongiorno. Andiamo! Buongiorno. Dei termini che hai imparato durante questa fase di pandemia. I nuovi termini. Sa che cos'è lo smart working, ad esempio? No. Ecco, nemmeno io un anno fa. Io sogno proprio riguardo a queste cose. Ecco, bravo, forse così. Perché non ho... questa pandemia, siamo tutti terrorizzati, non c'è nessuna cosa che tutti... Quindi non conosciamo nemmeno il DAD. Dicono di didattica a distanza. Io vedete, non è questione. Si parla più elementare, oppure si vuole fare sempre un e zero. E coglioniano sempre, Bisogna però che... Abbiamo imparato i decreti del PCM, del Presidente del Consiglio. Quelli qualcosina, no? Ma Presidente del Consiglio, oggi che c'è sto... Questo che c'è adesso. Viviamo tutti nella speranza riguardo a questa cosa. Quello di prima, io penso che ne ha deluso. Io penso che ci ha deluso quello di prima. Questo di adesso speriamo, però tutti quelli che c'ha attorno, almeno come la vedo io. Però mi ha detto che quello di prima era sexy. Questo è un po' bruttino, eh. Questo è vero, sì. E va a finire che se si presenta, mi sa che tutti i donne votano a quello. Sì. Oh, se ha preso voti Dini, sì, che aveva quella brutta faccia, brutta, sì, non piacevole. Se lo... Però mi scusi, quando usciva Conte con quel ciuffo tutto stirato, ecco. Ma ne vogliamo parlare, amici? La politica la mettiamo da parte con queste cose. Dai, la bellezza è bellezza, non c'è altra alternativa. Comunque ci auguriamo che... riguardo a questa situazione che abbiamo, che ne usciamo. Tanti vaccini sono arrivati, voi sapete già, aggiornati, cose. Ci sono già ma in Calabria pronti. Abbiamo un record che su 10 vaccini che arrivano ne fanno soltanto uno, quindi sono molto bravi. Vuol dire che tutti quanti stanno bene. Sì, per cent'anni. Ci sarà questo, perché altrimenti ne avremmo bisogno anche noi. Ma siccome in Calabria non abbiamo bisogno, ogni 10 ne fanno uno. Sì, è così, è l'assurdo, siamo in classifica gli ultimi. Però nostro Signore diceva, beati gli ultimi che saranno i primi. E chi lo sa, che tardi arriva ma l'alloggia però, eh. E certo. Se noi arriviamo tardi, non alloggiamo tanto bene, secondo me. Dovremmo essere a livello, perché purtroppo siamo in questa Calabria, siamo in questa zona proprio così disperata, e ci dobbiamo... adeguare, ci dobbiamo rassegnare, penso pure, ci dobbiamo rassegnare perché è inutile che cerchiamo di salutare, non ne risponde nessuno.
Non c'è inutile nessuno. Suonare qui, non ci aprirà nessuno. Ma che allegria che tiene sto personaggio qua. Lo vedo sempre in televisione. È un cristiano di lusso. Però è diventato... non mangia più. Fa la dieta. Io non mangio più. Ogni tanto quando vanno ai mercati, anche una qualche cosa, qualche banana, qualche cosa. Arancio. Ma si è accorto che mangia solo lui e io e il cameraman niente? Sì, solo è lui. Giusto sta ma cosa. Io lo faccio per i calabresi. È giusta sta cosa secondo lei, è giusto? No, non è giusto. Sì. Bisogna che ogni, come dire. Condividere. Certo, è giusto. No, io non sono d'accordo col signore. Una buona giornata. Tanto per a voi. Grazie. Tanto per a voi. Buona giornata. Arrivederci. Ma tu sei sempre tircia. Io? Tu sei tircia. Ma che ti ho fatto, Vince? Perché io lo faccio per i calabresi, perché se io cominciassi a dividere, no? Con me? Una banana con te, poi i calabresi che si mangiano? Ma scusami, non posso farlo anch'io per i calabresi. Tu sei un ingordo, questo sei Vincent. Vincent, non mi provocare che ti lascio, Vincent, eh? Se mi vuoi lasciare, ti lascio. Dimmi almeno il devi perché. Trovare un nuovo partners. No, io la partnerà. Ah, i maschi no, partner. Ok. Perché qua se non conosci le lingue sei fregato. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo imparato in questi ultimi mesi nuovi termini, tipo smart working. Che cos'è sto smart working? E quando torno a studiare una roba può non farlo io. Può spiega. Attraverso la DAD. Sì. Posso dire che meno male che ci sono molte persone che non conoscono ancora lo smart working. Buongiorno. Nel comune siete voi altri. No, se avete bisogno vi diamo una mano. Mi dica, signora. Sì, ho avuto bisogno di tutti e due, mi hanno dato, no, una sola mano. Su in Piemonte sì, che si occupano delle persone anziane, delle persone sole, in Piemonte. Ma qua nel Meridione, poi in Calabria. E da quanto tempo è in Calabria? Sono da qualche anno perché ho subito un intervento alla cervicale, un trapianto. Ero già calabrese quando stavo in Piemonte, non sono stata lì perché mio marito lavorava alla Fiat. Come tante persone che sono emigrate. E faceva due di lavori, usciva dalla Fiat e andava a fare delle ore alla Pirelli. La Pirelli. Per le gomme. No, avevamo vicino a casa, la Pirelli, la L'Oreal, di fronte a casa. Poi dietro a questo intervento il professore ha detto... Mi consiglio l'aria volte, buona. Due volte mi hanno alle mulinette. Adesso c'è mio nipote medico alle mulinette e anche nipote di Doris alle mulinette. Mi ha operato due volte, mi ha messo il ferro, mi ha tolto l'osso dal bacino, mi ha fatto il trapianto della vertebra. Poi una seconda volta mi ha detto, lei calabrese, se va giù in Calabria avrà meno problemi. Invece è qui che ho avuto i problemi. Caspita. È là che non ce li avevi i problemi. Signore, ci ha detto il signore, davvero, lei che fa? Ho trovato il mio nipote in un letto. È morto quel medico, mi ha detto. Ma non per curiosità, signora, prima che rovino un altro, perché poi sono andata in controllo alla cosa, a Bologna, perché mi faceva male il collo, e mi ha detto che l'intervento non c'era bisogno del trapianto, e né un ferro mi avevano messo dentro qua. E dopo due anni questo ferro stava cadendo, stavano le viti, stavano. Guardi, le lascio un secondo per fare un saluto ai nostri amici calabresi. Il calabrese è cosa? Questa è una televisione regionale. Alla regione. Adesso io qui ho 85 anni. Avrei bisogno. Non li dimostra, non le dimostra, le faccio i complimenti. No. Guardi, che avrei bisogno di una persona che uscisse con me, voglio andare a messa. Voglio uscire di casa, non stia in casa. Facciamo un appello. Lei si chiama, mi scusi. Al comune mi ha detto che devo perdere il cervello per avere l'accompagno. Ah, perché bisogna. Ma allora rivolgiamoci anche. Da Borelli.
allora mi danno la cosa. E lì insieme ad altri vecchi come me, io voglio vedere giovani come voi, voglio parlare. Se allora, mi lasciano parlare ci faccio la testa così. Sì, allora, la signora non chiede chissà che cosa, chiede anche, io vorrei, anche qualche persona per una passeggiata. Ci sono delle associazioni che, ahimè, in questo periodo, in questo periodo, piano, dal comune. Invece il comune, allora, ora dobbiamo fare l'appello ai commissari. Tanti giovani, niente, dove la notte sono stata male perché la cervicale non mi prende. Dovete andare all'ospedale, non dovevo che mi accompagnare e poi sbagliavo a fare il numero, perciò lo vorrei pure di notte e di almeno pomeriggio per uscire, per andare a messa, perché io sono cresciuta, io sono una... Lei si chiama? Mi chiamo Gianna Greco. Allora, se c'è qualche volontario che vuole tenere compagnia alla signora Gianna anche per fare una passeggiata, si può rivolgere al programma Vincent a Spasso col Sorriso. Io ho lavorato con Perugini, io però non era neanche nato. Lo so, è stato... Buongiorno. Non vogliamo essere intervistati, grazie. Prego, prego, prego. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Quest'ultimo anno abbiamo imparato nuovi termini, tipo lockdown, oppure smart working, dad. Li conoscevamo prima questi termini? Non erano noti a causa di questa pandemia che ci ha colpito. Siamo stati costretti anche noi ad imparare questi termini derivanti dall'inglese, tuttavia. Poi smart working, io sono rimasto terrorizzato la prima volta, perché sono un ciuccio in inglese, io lo dico e lo sostengo. Lo smart working è nato appunto anche in questa situazione che ci sta devastando anche a livello psicologico, a mio avviso. E il termine che più ti ha impressionato? In questo momento? Tamponare. Siamo tamponati. Questa è una cosa molto brutta da... È vero, è vero. Una volta eri contento quando facevi quasi un tampone, che andava a tamponare qualcuno. Oggi invece, quando ti devi fare il tampone... La paura fa 90. Grazie. Grazie. In questo periodo di Covid. Ah, signora, allora, deve essere americana. Annalisa, l'ha intervistato. No, sì, però io parlo. Lei parla italiano? Sì, parlo italiano. Oh, parliamo italiano perché noi con l'inglese, io e Vincent, proprio zero. Allora, in questa pandemia abbiamo imparato dei termini nuovi. Sì. Dad, lockdown, sì. Smart working. Sì. Virus. Cosa ne pensa? Covid. Ah. Mi sa che ogni fase della vita, che qualsiasi cosa che facciamo come un comunità tutti quanti, cioè le nuove parole escono. Mi sa che poi rimangono per sempre. Sono entrato, cioè 900 parole in 3 mesi entro nel dizionario. Quindi, cioè, questi sono i nuovi, come la tecnologia che è nuova, ora la pandemia è nuova e abbiamo nuove parole, a forza. Abbiamo sostituito le parole come discoteco, sale e ballo, cinema, piscine. Sì, è tutto adesso, è tutto together, apart, insieme. Che cazzo conta, scusa, ripetesse. Insieme ma a parte, capito, questi nuovi termini. Capito. Coprifuoco, Netflix a go-go. Sì. Bisogna passare il tempo in qualche sì, modo. Sì, hai capito. Per Netflix, porno, c'è stato di tutto, vabbè, di tutto e di più. Comprare roba per passare il tempo, per troppo poi le negozi intorno. Sono... Amazon si è arricchita. Peccato, la verità, però è così. È così. Speriamo. Tu sei italo australiana? Sì. Con la presidenza. Dici sui canguri? Sì. E fammi un po' il canguro, che lei non lo sa fare il canguro. Oh, canguro, anda lì. Allora. L'altra volta abbiamo fatto il drago e fa. È un canguro. Amo cangura. No, io non so fare, ma lei ha fatto benissimo. E come mai dell'Australia sei venuta qua, scusa? E l'amore. Oh, si chiama amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. L'amore. Forse non lo sai.
L'amore... Quindi il tuo amore è di qua? Sì, il mio amore è calabrese, sì. E come l'ha conosciuto dall'Australia? Al suo locale, al Santo Bevitore, sì. Ho capito, caro, c'è stato un buono santo. E cioè, invece di tornare all'Australia, il biglietto ha strazzato. Per adesso sì, è un poco strazzato, specialmente con la pandemia proprio, non si parla. Buon ciao, voluccio in Australia. Andiamo a tenere noi. Buona giornata, grazie a lei. Non lo sai, ma pure questo, amore. No, io volevo sapere quali sono stati i termini che tu hai imparato in questo anno di pandemia. Chi è lo smart working? Cosa ho imparato? Nemmeno io lo so cosa ho imparato. Ma cos'è lo smart working? Non lo so. Adad? Allora, io sto andando in campagna tutte le mattine per evitare di mettermi la mascherina. In campagna vado. E basta. La sera poi esco un pochino qua. Ma lei è quello che fa delle riprese per caso? Sì, sì, posso dire il mio canale? No. Certo, dillo! YouPorn! No, vabbè, YouTube c'era, YouTube c'era. Ci ha ripreso anche a noi una volta, lo sai? Certo, lo so. Caruso Web 44, YouTube. E sono un creatore accademico io, Ecco, passo il tempo anche con il mio canale, no? Cerco di fare, siccome non possiamo andare in giro a fare video che non c'è niente, allora li faccio io, faccio aggiunzione di foto e li troviamo lì. Hai capito? Certo. È uno smart working. Questo è certo, lavorare a casa. A casa, sì, proprio a casa. Lavoro a casa. Oppure stai facendo della didattica a distanza. Con chi la fa? No, è con chi? No, non parlare di quelle con cose. Con qualche signorina, benvenuta signorina. Con i miei parenti che sono in Argentina, in Australia, questo sì. Ti guardi? E videochiamate? No, videochiamate solo, se non è che puoi stare lì a fare videochiamate. Non poi ti vedono ingrassato, no? Brutto, no, tutta la cosa. No, ma fa male anche la schiena se tu stai sdraiata apposta. Io prendo anche la bicicletta, Mi faccio sempre i 30-40 km elettrica, sempre pedalando e vado. La bici elettrica! Va bene, ma sempre bisogna pedalare, bisogna sempre pedalare. Pure io faccio 50 km al giorno, con la macchina però. No, con la macchina. La verità. Allora, andate al mio canale, Caruso Web 44 YouTube. 360.000 visualizzazioni, 1.500 iscritti. Cioè, va bene. Anche lei può seguire il nostro canale YouTube, Vincent a spasso col sorriso. Sì, ma lo seguo. Io lo seguo anche su Facebook. Certo. E ci dobbiamo seguire. Tra personaggi famosi, è così. Conosciuto, no? Seguiamoci, amiamoci, volemose bene. Ciao. Conosciuto, no? Famoso, non voglio essere famoso. Nel nostro piccolo siamo famosi. Nel nostro piccolo. Grazie, buona giornata. Ciao, una domanda semplice. Abbiamo imparato nuovi termini ultimamente, tipo smart working. Sai che cos'è? Sì, il lavoro da casa, diciamo. E il DAD? Il DAD, la didattica a distanza. Grande, ciao. Cuore di stagno burattino. Ma che bello. Buongiorno, una domanda le volevo fare. Sì. Lei in questo anno di pandemia ha imparato nuovi termini tipo il DAD? Sì. Sa che cos'è? Con i figli. La didattica a distanza. E poi quel parolone tanto difficile, smart working. Il lavoro a casa. Ma fino a un anno fa non sapevamo nemmeno cosa fossero, giusto? Sì. Grazie. Smart working? No, non so che cos'è. E il DAD? Un lockdown? Quello sì, soldi. Lockdown, soldi. Ciao. Soldi? Ciao. Tutti soldi. Vorremmo avere dei soldi. Lockdown è chiusura per qualcuno è soldi. Buongiorno. In questo anno si sono imparati nuovi termini, tipo lockdown. Sai cosa significa? Sì. Certo. Smart working? Anche, lavoro da casa. Ma la conoscevi questa parola fino a un anno fa? No. 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 E poi qualche altra parola che ti è rimasta impressa? No, non lo so. Tu? Pandemia? Pandemia. Virologi? Abbastanza, sì. Coprifuoco, ma... Soprattutto coprifuoco.
Che sfiga, una volta si usciva fino alle 3-4 del mattino, giusto? Adesso, anzi, diciamo che per quanto riguarda il lavoro forse è meglio, almeno ci riposiamo un po' di più, ma se no è una cosa proprio impressionante. E tu a questo punto posso dedurre che lavoravi in qualche pub? No, no. No, io faccio. Abbiamo una ditta di impianti elettrici, però la mattina ci dovevamo svegliare presto, quindi. E invece ora diciamo che sono più rilassato sul lavoro, però per quanto riguarda le altre cose è un casino. È un casino, ormai abbiamo perso le abitudini anche dei rapporti con gli altri. Certo, sì, è vero. Questa cosa, soprattutto con le persone vicine a noi che stanno fuori in giro, non, è terribile. Non ci possiamo più vedere né niente, solo con i telefonini. E ormai sta cambiando la nostra vita, stanno cambiando i nostri termini. Io poc'anzi dicevo che non si usa più la parola discoteca. Che Kaiser è discoteca ormai, non si sa più. Il pub che cos'è? Tanto non ci si può andare. Però abbiamo un nuovo termine che è Covid. C'è un mio amico che ha ammazzato il maiale e gli aveva dato il nome Covid. E mi ha detto, ora devo dare il nome al nuovo maiale. Io saluto intanto Giuseppe e Isabella. Gli ho detto, ora ti suggerisco di chiamarlo vaccino, perché quindi da Covid l'ho ammazzato, ora c'è il vaccino. Certo. Vi ricordo pure che quest'anno, l'anno scorso, in questo periodo, stavamo festeggiando il carnevale di Aconia, che io sono di Aconia, e invece quest'anno è dura. Noi c'eravamo, Noi c'eravamo. E salutiamo gli amici, caro Franco Michienzi e tutti gli amici di Vivi Aconia, giusto? Aconia, associazione sì. Vivi Aconia. Caspita, ci mancate tantissimo, ma sono certo, convinto e speranzoso che l'anno dai. Prossimo faremo delle cose strepitose. Un saluto a tutti gli amici di Aconia di Coringa. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, ciao. Salve, buongiorno. Salve. Salve. Una piccola domanda. Sì, prego. Hai imparato in questo periodo di pandemia qualche termine nuovo? Allora, sicuramente termini come lockdown, congiunti, poi... Lo smart working, MES, queste sigle qui, recovery fund. La DAD? Anche la DAD. Il DPCM? Studi? Sì, studio. Quindi con la DAD? Con la DAD, da un anno quasi. E come ti trovi? Potrei trovarmi meglio. Diciamo che certi orari non sono molto sostenibili. Ma si sostengono gli esami anche via computer? Sì, via computer, tutto orale per quanto riguarda l'università. Tutto orale, uno può mettere degli schemini, delle cose. Come funziona? Volendo potrebbe, l'importante è non farsi beccare. Scamare. Esatto. Sono nuovi metodi adesso per copiare quasi. Spiegasse perché in qualche modo possiamo essere di aiuto a qualcuno. Io personalmente non... Ma c'è qualcuno che utilizza altri metodi tipo? Ma non saprei. Possono... Magari uno che fa sostenere l'esame a un'amica che gli somiglia. C'è il riconoscimento di documenti in quel caso. Ah, caspita. Sì. Però uno se proprio vuole. Non è il mio caso, però... Ero curioso, sì, Annalisa. Sei curiosone, troppo, eh? Sei un delfino curioso. E poi anche quest'altro termine, coprifuoco. Coprifuoco, sì. Quello a tutti i giovani ha creato una grande mazzata, eh? Beh, qualcuno che era abituato, diciamo, ad uscire si è trovato un po' in difficoltà. Io sto vedendo diversi giovani, specie il fine settimana, che sono ai bar e come se fossero di sera, quindi fino alle 5:30, 6, proprio intorno a un tavolino, perché c'è questa esigenza, questa necessità. Beh, si è abituati, diciamo, a... vecchie abitudini, appunto, e qualcuno evidentemente non riesce a farne a meno, però ecco, bisognerebbe un pochettino essere cauti. Rinunciare oggi per avere giovamenti domani. Grazie. Grazie, ciao. Buongiorno. Che cos'è la DAD? No. Cos'è la DAD? No.
in questo anno di pandemia abbiamo imparato nuovi termini e ne abbiamo eliminato altri. Si piglia la maschera, un secondo che si piglia la maschera. Visto che facevate il video al vostro amico. Dove andate? Dove andate? Allora, i termini che abbiamo imparato durante questa pandemia. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, ancora stamattina non l'avevamo sentito. Ma tipo smart working. Ah, anche sì, smart working, sì, anche. Coprifuoco? Coprifuoco, anche, ancora tutt'oggi. La DAD? Anche. E qual è il termine che ti sta più sulle scatole? Diciamolo! Tutto bene, perché non andrà tutto bene? Ti sta sulle scatole, andrà tutto bene? Non, perché non andrà tutto bene, secondo me. Diciamo da un anno, penso. Dai, dobbiamo essere ottimisti. Non diciamo positivi, sennò poi qualcuno scappa. Positivi no, positivi no, anche positivi è un altro termine che sento spesso. Positivi. Questi sono i termini che ormai... Prima il termine positivo era un termine appunto positivo, ora invece come si sente il termine positivo si fugge. Si fu... è vero, sì, si fugge, infatti è così, perché non... come si dice, sono molte persone che sono negative, dai, diciamo così. Hai ragione. La negatività. Hai ragione. Beh, incrociamo le dita e speriamo di uscirne. Andrà tutto bene, speriamo. Speriamo, grazie, ciao, ciao. Quindi non potremo chiudere la puntata poi dicendo... Cosa? E auguriamo tanta positività, no, che ne mandano a quello paese. Ne mandano cariole, Vincent. Ma lo sai che sì, io ho imparato un nuovo termine. Quale? Tet a tet. Tet a tet. Ma questo c'è già. Tet. Ma non le tet, quello che dici tu. Io quello, tet a tet. No, Vincent, tu, per favore, Vincent. Sei perché tu che vuol dire per te tet a tet, scusa? Vicino, vedi. Ah, come siamo noi, immagina tette maschile con le tette femminili. No, queste cose no. Queste cose no. Attenzione, Vincent, che ci sarà. Buongiorno. Buongiorno. I nuovi termini imparati negli ultimi mesi. Pandemia. Lockdown. Lockdown. Qual è quello che ci dà più fastidio? Lockdown. Quarantena. O il coprifuoco. Anche. Sì. Per i giovani che non possono andare in giro. Sì, sì, purtroppo sì. Però ne usciremo. Sicuramente. Ma la conoscevate prima questa parola smart working, che a me ha preso un collasso quando me l'hanno detto? No, io l'ho conosciuta un anno fa all'università, giustamente. E con questa didattica a distanza che funziona e non funziona. Ma si riescono a dare gli esami a distanza? Allora, diciamo che io studiando all'Università di Cosenza. Cosenza? sono una matricola, però di una magistrale, e praticamente non ho avuto modo di conoscere i miei professori, quindi già c'è l'ansia comunque di sostenere gli esami a prescindere, immaginiamo senza conoscere un professore dal vivo, comunque senza averci un senza conoscerlo è ancora più brutto. Ma gli esami li sosterrai a distanza? A distanza. Hai già pensato di prendere appunti, schemini? Qualche tattica per imbrogli? Sì. Perché ho sentito dire che proprio l'Università di Cosenza metterà delle telecamere dietro a 360 gradi, monitorerà tutti gli studenti. È vero, sono molto severi. No, vabbè, almeno i miei professori sì. Fanno controllare la stanza prima. Sì? Sì. Fanno girare il computer, o fanno vedere se c'è qualcun altro con due, te. Sì, sì, sì. O due computer, o un computer o un telefono, insomma. No, ma penso che comunque le università le hanno gestite meglio rispetto alle scuole. Alle scuole superiori. Alle scuole superiori, medie. È stato, diciamo, gestito meglio e con più serietà anche. Cioè le lezioni, c'erano 3 ore di lezioni, sono state fatte tranquillamente. Rispetto a quello che si è sentito in giro, i bambini hanno avuto più difficoltà invece. Grosse difficoltà, sì. Perché lo ricordiamo, non in tutte le famiglie hanno avuto la possibilità di avere un computer, di avere anche una connessione, perché ahimè nel 2021 ci sono tantissime famiglie che non hanno una connessione e invece di sperperare i soldi in banchi con rotelle, esatto, in
tricicli, come li chiamiamo? Monopattino. Ma regalate veramente internet a tutte le famiglie italiane. Sì. Sarebbe una cosa bellissima. Per esempio, alla nostra università unica l'hanno provveduto a fare questo. Hanno provveduto comunque a fornire questi servizi. Unical. L'unica. Vero. Ok, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Non riusciamo a registrare che c'è uno che con un furgone fa pipì. Che cavolo. Vincent, parliamo di cose serie. Lascia stare la pipì. Allora, è il momento dell'aloe. L'aloe vera fa bene alla salute, è anche antitumorale, ha tante... Ma qual aloe vera? Perché tu mi hai parlato, mi hai fatto una domanda sull'aloe e io ho risposto. È il momento di, altro che aloe vera, di Dario Aloe, il nostro grandissimo musicista. A tra poco! Senza il tuo humor come farei? Nella tua orbita mi attirerai. Sei un capogiro, no scherzo, non ti fermi mai. Nella tua mente chissà cosa c'è, magica, misteriosa come sei te. Sono stordito, un po' colpito, ma sto bene, sai. Tu sei un respiro quando vado giù. Sei pazza ed io forse di più. E tutto me vorrebbe te. Le tue forme, i tuoi contrasti son perfetti, i tuoi difetti. Dammi tutta te, ti do tutto me. Sei la fine del mio inizio, anche quando perdo vinco, perché ti do tutto di me. E tu mi dai tutto di te. Quante volte dovrò dirti che se piovono le lacrime il sole sei te, e se il mondo ti abbatte lo sai, io ci sarò. Sei il mio crollo, la mia musa, la distrazione, il ritmo che pulsa. Vorrei solo cantarti, nulla mi fermerà. Tu sei un respiro quando vado giù. Sei pazza ed io forse di più. E tutto me vorrebbe te. Le tue forme, i tuoi contrasti son perfetti, i tuoi difetti. Dammi tutta te, ti do tutto me. Sei la fine del mio inizio, anche quando perdo vinco, perché ti do tutto di me. E tu mi dai tutto di te, yeah. Scopriamo le nostre carte insieme. Voglio fidarmi di te. E tutto me vorrebbe te. Le tue forme, i contrasti son perfetti, i tuoi difetti. Dammi tutta te, ti do tutto me. Sei la fine del mio inizio,
anche quando perdo vinco, perché ti do tutto di me e tu mi dai tutto di te, perché ti do tutto di me, perché mi dai tutto di te. In questo anno di pandemia abbiamo sostituito alcuni termini, quindi discoteche, pub, locali notturni, night, con nuove parole tipo lockdown. Lockdown. Che cos'è il lockdown? Non lo so, Loch Ness sarà un mostro. Un mostro, un mostro, perché impedisce ai giovani di poter uscire. Qui siamo solo. E poi nemmeno... Quello smart working. Smart working, smart... Lo smarto, quello per... Io pensavo lo smarto delle unghie. Bravissimo, lo smarto delle unghie. Smarto, si chiama smarto. O le smarties. Le smarties. Oh. Te le sei ricordate le smarties? Che ce le mangiavamo proprio 4-5 alla volta. Oppure un'altra cosa, lo sai qual è? O smartofono. Smartofono, certo. Ma io sono solidale con quelle famiglie, me, che hanno dovuto prendere... dimestichezza con le nuove tecnologie, perché in tante famiglie, a me, manca un computer, manca... Prima uno dice la DAD, certo che me la dà, ma poi DAD, didattica a distanza. A distanza, non ravvicinato. Ah sì, ma ormai è tutta una farsa. Una farsa? O il coprido fuoco, coprifuoco. Non si chiama farsa, farsarata. Farsarata! Quella che è già passata a carnevale, arzarata, ti ricordi? Mamma mia, come no! Utilizziamo anche il nostro dialetto, perché non bisogna dimenticarlo. Arzarata! Comunque, è un'altra parola, qual è che abbiamo imparato adesso? Virologia! Mamma, virolo! Tutti quelli che escono fuori che dicono la loro! Sì! Che poi alla fine ti fanno tanta di quella confusione nella mente che a un certo punto dici: ma che cosa devo fare per primo? Me la devo mettere, me la devo togliere, me la devo... ma cosa devo fare? Cosa devo fare? Mi faccio o non mi faccio il vaccino? E poi in questo periodo abbiamo imparato anche che i nostri politici prendono comunque lo stipendio non facendo un Kaiser. Sì, pure questo c'è. E certo. Ma dai! A distanza! Fanno gli incontri a distanza, magari c'hanno le mutande sotto, no? Oppure col ciondolo, senza avere niente, sì. Tanto si fanno vedere soltanto la parte sopra e... Visto e considerato che... Spieghi! Niente, mi mangio uno yogurt e la finisco qui, dai! Oh, e mangiate sto yogurt! Non ne voglio più che sapere niente, va! Mi mangio lo yogurt! Non ne voglio che sapere niente, per la miseria! Ecco! Aspetta che prima sono abituato che lo... Prima lo rimenia! Con la mascherina me lo stavo mangiando. Ma non potevi anche dire che c'avevo la mascherina. Siamo ammascherati, grazie. Mangia. Un'inquadratura? Non è certo una fregatura. Alle more. Alle brune. Non alle more. Alle more. Alle more. Alle brune. Alle bionde. Alle bionde. O biondo. Alle truccate. O biondo. Ciao a tutti. Alle rifatte. Vi vogliamo bene, scherziamo, sorridiamo. Sempre a spasso. Le posso fare una domanda? No, una, ci accontentiamo noi. Ci accontentiamo di poco. In questo periodo di pandemia. In questo periodo di pandemia, con questo virus maledetto. Quella pandemia che è arrivata dall'anno scorso, da febbraio finora, quel virus, il Covid, insomma, in questo periodo, ha imparato qualche termine nuovo? No, io no. Come no? Io parlo solo la lingua calabrese e un po' italiano. Scusa, allora facciamo il termine coprifuoco. Coprifuoco? È che pare che siamo dentro il tempo della guerra. Ma lei lo sa che alle 10 di sera deve stare a casa? Sì, lo so, ma non è che siamo in tempo di guerra. Ma quello è il coprifuoco? Sì, ma che sta, dato che lo Stato italiano è uno Stato che non ha senso, che non ha senso,
solo senso mangia tu e mangio io, mangia tu e mangio io. E mangi tu e mangio io, l'Italia dei cachi. Per non dire altre parole, per non dire altre parole. Però lei alle 10 deve stare chiusa in casa, quindi è un coprifuoco. Ma io ci sto lo stesso alle 10 a casa perché non mi interessa quello che fanno loro, perché loro pensano un mese, il mensile, 27, 30, 40 mila euro un mese. E gente che non tiene manco un centesimo, vogliamo saccattare una medicina, non per mangiare, una medicina. E ma mi dica, a proposito di medicina, il tampone, questo termine, che cosa gli ispira? Scusate un attimo, non è che ora voglio essere un poco volgare, un tampone che me lo usavo una volta. Tant'è che hanno fatto i Tampax, c'ha ragione, c'ha ragione. Non è che voglio essere volgare, voglio essere contro le donne, perché senza femmine non si può stare. Pure a 80 anni, a 90 anni. Sono il tampone adesso lo fa anche l'uomo. Fanno i bambini. Si è arricchionato. Ti sei arricchionato, Vincent, giustamente. Vincent, ma no, non usciamo fuori dal seminato. Non si esce fuori. Questa è la logica di come ci stanno abituando loro. Appunto, quindi questo termine che una volta, come dice lei, usavano soltanto le donne, oggi nel periodo di pandemia lo usano anche gli uomini. Esatto, sì, lo usano anche io, perché poi sono costrette. Poi quella parola anglosassone, smart working. E che è questo smart working? Ma manco io sapevo che non andava a dire. Oh, ma io dico, no. E l'ho sempre detto questo qua, anche quando sono stato fuori, che io ho fatto una vita all'estero. Noi abbiamo una lingua che è invidiata da tutti. La lingua italiana è invidiata da tutti, è vero. Indistintamente. Da qualsiasi parte che va in Cina, va in Russia, va dentro Hong Kong, la lingua italiana è apprezzata. Perché non vogliamo mentire parole in inglese dentro la lingua nostra? È vero! Perché? Cioè, perché vogliono penalizzare anche questo. Non solo che hanno penalizzato la nazione. Ci hanno terrorizzato con queste parole così. Ma non solo che hanno penalizzato la nazione. Stanno penalizzando pure la lingua. Perché non dice le parole in italiano? Sì, in Italia. Sono d'accordo con lei. Mentre una parola in italiano. Che vuol dire world to world? Che vuol dire? Vince, walking. Che vuol dire? Smart. Che vuol dire? Io non lo sapevo. Quando mi hanno detto i miei datori di lavoro tu devi mettere smart working, mi era pigliato un cuore. Ho detto, ma chi deve? Forse... Lavorare a mezzogiornata, cosa? Ma che lavoro da casa. No, lavoro da casa. Scusi! E con questo lavoro da casa, no? Hanno tolto anche il rapporto tra persone. Comunque speriamo di uscire da questa pandemia, dai. Ho capito, però a come stanno facendo ello? Non ne usciamo fino a... Signore, è un business. È no business all'americana, ecco, però la parola americana... Grazie. Tutti i sordi. Grazie. Ecco, ora vi spiego... In una semplice parola, che cos'è il DAD, didattica a distanza? L'abbiamo fatto io con Renato Grandinetti, Annalisa e tutti quelli con il programma. Il protagonista sei tu, perché noi a distanza abbiamo tenuto lezioni di sorriso e di spensieratezza. Vero? Grazie di cuore, grazie sempre per la Buongiorno. Collaborazione di Annalisa, con la quale abbiamo fatto veramente un periodo importante di televisione dove abbiamo avuto degli ascolti veramente eccellenti. Ma voi mi beccate in un momento in cui io sto per andare in onda con una trasmissione che è Sanremo Calabrese. Posso farla questo? Mi è consentito? Certo. Qui c'è il nostro orafo, maestro Eugenio Rocca, che mi ha appena consegnato i regali per il primo, secondo e terzo posto. Guarda, potrai sicuramente passare da Eugenio e dire che abbiamo fatto veramente una bella pubblicità. Mi manda Capone. Attraverso questa vostra magnifica trasmissione. Fammi salutare il magico regista. Sì, ma io ti devo fare la domanda dell'argomento del giorno. Chiedo perdono, vai. Allora, noi stiamo chiedendo a tutte le persone che stiamo intervistando se hanno imparato nuovi termini in questo anno, tipo la parola smart working. Sai che cos'è? Credo di sì. Con questa pandemia che ci ha costretto a rimanere tutti chiusi in casa, evidentemente questo che stai dicendo tu ha avuto un grosso... Quindi che smart working, tu sapevi un anno fa che cosa fosse? No, diciamo che lo abbiamo appreso in questi ultimi tempi, ribadisco ancora una volta, perché la gente è costretta a rimanere in casa, per cui non esce più nessuno, Vincenzo. Altre parole che hai imparato?
Vabbè, il lockdown ormai lo sanno tutto. Poi? Se ci facessero un po' di ristori, non so come si dice in inglese, non sarebbe male, specialmente a noi dello spettacolo che siamo veramente alla fame. Il nostro regista che ci sta riprendendo, grazie a Vincenzo, grazie ad Annalisa, grazie ai programmi che voi portate in giro con molto ma molto sacrificio, riesce a fare anche del suo. Però è importante che il governo, una volta per tutti, possa pensare veramente a noi del mondo dello spettacolo. Non lo dico perché noi facciamo spettacolo, ma perché un anno e più veramente stiamo soffrendo. Va bene? E dopo queste parole che possiamo aggiungere? Nulla. Beh, Renato, mi raccomando che fra poco inizia Io mi ricordo. Sì, okay. Questo Io mi ricordo oggi noi lo abbiamo tramutato in Sanremo Calabrese, così come ti avevo accennato, dove avrei avuto piacere anche di avere la nostra Annalisa, però lo so che con la voce non c'è, però è riservata una puntata con Annalisa e con Vincenzo, dove faremo di tutto e di più. Grazie. Con alla regia sicuramente il nostro Enzo Cittadino, va bene? Io ti dedico la canzone. Mi ricordo in mente, bello come sei. Bello. Ma perché no? Buona, in bocca al lupo. Ciao Renato. Smart Walking, te ne ricordi qualcun altro? Ciao. Smart Walking? No, non mi ricordo. Oppure Dad? No, nemmeno. Didattica a distanza, smart working e lavoro a casa, ecco, da casa. Questi termini qua. No, non li conosco. Non li conosce, grazie, ciao. Buongiorno. Non so se l'ha capita. Una domanda. In quest'ultimo anno abbiamo imparato nuovi termini, quindi al posto di usare quella parola antipatica di pub, locali notturni, discoteca, oggi si parla di coprifuoco, lockdown, smart working. Ma prima di quest'anno tu li conoscevi questi termini? Beh, diciamo che smart working era una parola già conosciuta da prima. Ma lockdown è un po'... Coprifuoco per i giovani, poi? Una parola antica, diciamo, non sentiamo da tanto tempo. Periodo di guerra. E il DAD invece? Didattica a distanza. No, nemmeno questa si sentiva prima dal coronavirus, assolutamente. E qualche altra parola che è rimasta impressa? Ma ora... Dovete stare a casa, eh? DPCM, che siamo stufi. Sì, è vero, sì. Cosa fai nella vita? Io studio informatica. E quindi, ecco, è il futuro, sì. Perché ormai è il futuro, l'informatica. Sì. A che anno? Sono al secondo anno. Al secondo anno, e quindi dopo cosa farai da grande? Questo ancora non si sa, perché sto facendo anche alcuni concorsi, ma lo vediamo, è anche un periodo un po' difficile, quindi... Concorso in? Vorrei provare in polizia, però... In policeman, lui è un policeman, un futuro poliziotto. Vedremo. Magari. In bocca al lupo. Crepi. Grazie, ciao. Il 1700, un anno storico. Annalisa, sì. Hanno visto in tantissimi, sì, in queste settimane, lo speciale di Terra di Calabria. Bellissimo. Dove comunque in 28 minuti si è potuto spiegare di cosa fa questa associazione, e abbiamo anche spiegato come si realizzano le monacelle e le grispelle. Ma mandiamo lo spot di questa associazione che può aiutare tantissimi imprenditori che attualmente si trovano in enormi difficoltà. A tra poco. In occasione del suo 20° anno dalla fondazione, l'associazione Terra di Calabria offre ai suoi soci i seguenti servizi: lunedì assistenza legale, martedì un tecnico per la realizzazione di nuove imprese, mercoledì un esperto di patronato e CAF, giovedì consulenza ramo assicurativo e finanziario, venerdì consulenza per problematiche pace fiscale, rottamazione e cancellazione dei protesti, anatocismo bancario e finanziario. Per info, Associazione Terra di Calabria, 0968 42 58 29, Pianopoli, Corso Roma 38.
Noi vuole mangiare. Andiamo a ballare. Vai. Dai, balla, vieni. Altro che le discoteche dei tempi d'oggi. Oggi ormai sono chiuse le discoteche. Noi ci mettiamo a ballare ricordando gli anni grandi, gli anni 60. Beh, sai che ti dico, Annalisa? Che secondo me anche questa puntata la possiamo dedicando ai nuovi termini anglosassoni la possiamo chiudere e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti! Conte! Conte! Questa è la mia canzone.